Ciao a tutti, oggi vi propongo la ricetta della scaccia ragusana. Ecco gli ingredienti. Per comodità io uso l'impastatrice, ma è un impasto che può essere fatto a mano perché risulta molto morbido e facile da lavorare. Iniziamo con l'acqua e il lievito, azionando l'impastatrice o impastando a mano un paio di minuti, aggiungendo la farina, infine l'olio e il sale. Continuando a impastare. Nel frattempo che l'impasto si lascia riposare e quindi lievitare, ci prepariamo gli ingredienti. Per comodità io il caciocavallo lo taglio a cubetti e anche il caciocavallo ragusano lo unisco nella passata di pomodoro in modo che sono già tutti insieme. Il vero segreto è stirare l'impasto in una sfoglia sottile, più sottile meglio è. Uniamo il pomodoro su tutta la superficie. Unendo un filo d'olio, chiudendo i bordi. Mettendo altro pomodoro, chiudere su se stessa. Infornare a 200 gradi per una mezz'ora circa e la scaccia è pronta. E come dico sempre, arricreatevi!